Estamos aquí con Matteo Faustini. Esta es la selección para la Eurovisión Song Contest. Maravilloso. ¿Hablas correcto? Español. Es súper correcto. Nosotros, no lo solo español. Nosotros tenemos que hablar junto en español. Maravilloso. Appunto per quello, stavamo facendo le prove per Torino, per l'Eurovision Song Contest di Torino, sai, Matteo. Ultima palabra. La última palabra. La última palabra. Mucho te mucho, gusta, el oído te gusta. Me gusta. Senti, io credo che sia un'emozione fortissima quella di essere qui a San Marino per cercare di proporre quella che è la propria musica per una manifestazione così importante come l'Eurovision Song Contest. Assolutamente, sono super grato di essere qua, di passare questi tre giorni insomma a San Marino, che non ho mai visto, che è bellissima, giuro, non lo dico perché devo, ma è veramente bella. Si mangia benissimo, ci sono tanti artisti, la musica unisce stomaci e cuori, è veramente bello essere qua e portare la mia musica, quello in cui credo e i messaggi che sono contenuti all'interno, quindi spero che arrivino quelli. Beh, sai, poi comunque una canzone come L'ultima parola, io credo che oltre a mettere molto bene in risalto quella che è la tua voce, ma anche la tua capacità compositiva, la capacità di colpire con un testo così. Ti ringrazio, grazie, sai che per me è molto importante il contenuto, la ciccia, e quindi ho scritto questa canzone per chiedere scusa, ha funzionato, meno male, mi hanno perdonato, e quindi sono contento di poterle dare spazio su un palco così prestigioso. Ma tra l'altro stavo parlando fuori onda del fatto che la prima volta che hai cantato questa canzone noi eravamo insieme, fondamentalmente. Sì, eravamo insieme, eravamo al concerto di Montirone e appena dopo averla fatta sentire mi avete intervistato. Quindi eccoci qua, è tutto un cerchio. Bene, della vita. Mentre Ivana Spagna canta è tutto collegato. Ci sta, ma senti, ma l'Eurovision Song Contest per Matteo Faustini cosa rappresenta? Opportunità, rappresenta un treno, io credo che i treni nella vita siano tanti, siano più di uno, ma non vengono a prenderti sotto casa, devi andarti in stazione. Per me San Marino è una bellissima stazione e l'Eurovision è un fantastico treno. Ma che rapporto hai con l'Eurovision Song Contest? Hai avuto modo di seguirlo? C'è qualche artista o qualche canzone dell'Eurovision che nel passato ti è piaciuta? Ma ho sempre seguito più che altro le canzoni, più che la dinamica, quindi ho sempre ascoltato spesso le canzoni. Mi piace molto anche il concetto del tutti uniti, no? Tutti insomma gli stati, e il fatto che la musica effettivamente elimina i confini, no? Quindi le montagne prima erano barriere geografiche, adesso è un bel paesaggio. Sì, un sacco di canzoni sempre. Una citazione, quello è un bel paesaggio, eh. No, poi comunque si parla quest'anno con l'Eurovision 2022 del suono della bellezza. Io credo che comunque con le tue canzoni, che sono così ricche di immagini, credo che comunque tu riesca davvero molto bene a proprio a esprimere quello che è questo concetto, il suono della bellezza. Ma ti ringrazio, secondo me le parole sono un veicolo fondamentale, ma la cosa che serve, necessaria, è che siano veicolate con l'emozione coerente a quello che stai dicendo. Quindi il suono della bellezza, la bellezza è sia dentro che fuori, per me è pieno di colori, non tutti riescono a vederli, la musica mi aiuta a vederli di più, secondo me siamo tutti collegati da fili invisibili e la musica riesce a far vedere un po' di più questi fili, quindi per me la bellezza è proprio l'energia, la sinergia che si crea quando due anime si incontrano. Beh, anche perché le immagini, come dire, una canzone senza immagini potrebbe essere come un dolce senza cioccolato. Notevole questa, grande, mi è piaciuta. Ci può stare. La chiudiamo in inglese, giusto così facciamo qualche prova. Oh, oddio, sì, vai. Ci provo, eh. Vai. I try, thank you very much, Matteo, and see you in Turin, I hope. Wow, your English is amazing. Ooh, and your pronunciation is wonderful. I try. Okay, thank you so much. I would like to go. A bit rusty, I'm sorry, but... No, I like it. It's very... Okay. It's a true English. Okay. I hope to see you in Torino. Thank you very much and good luck. Thanks to you, it was amazing, it was a pleasure. Yeah. Bye. L'ultima parola. E l'ultima parola? The last word.